Milano 2-3 ottobre, l'Africa tra spartizione e indipendenza, un seminario in presenza a cura del professor Waldelu Celati Pirarra, docente di storia e istituzioni dell'Africa all'Università di Macerata. Buongiorno professore, quali sono i temi che svilupperà durante questi 2 giorni? Buongiorno, l'idea è sostanzialmente di percorrere alcuni dei passaggi fondamentali fra queste, diciamo, tappe miliari della storia dell'Africa, cioè la conferenza di Berlino, quindi la spartizione diplomatica dell'Africa e la conferenza di Brazzaville, che è l'ultimo tentativo di tenere in piedi questo modello, questo sistema. Quindi vedere appunto sostanzialmente le caratteristiche fondamentali del progetto coloniale, così come si delinea a Berlino, le politiche economiche, le politiche culturali, e vedere anche però in una certa misura come questo modello viene messo in crisi, in discussione dalle popolazioni africane innanzitutto, ma in un certo senso anche dal contesto internazionale, e vedere così sostanzialmente qual è il percorso che in una certa misura prepara quella che sarà poi la grande stagione delle indipendenze africane a partire dalla metà degli anni 50. Ecco, sono temi storici. Che importanza hanno ancora oggi per capire, diciamo, l'Africa di oggi? Che riflessi hanno, questi temi e questi episodi storici, di cui si occuperà il, seminario? E potrebbero sembrare, no, a prima vista temi storici, appunto puramente, come dire così, di ricerca, accademici, eccetera, eccetera. In realtà, questo è quello che è l'obiettivo fondamentale del corso, la ragione per cui il corso viene proposto al pubblico, ai lettori della rivista Africa. Il problema è che questi temi in realtà ci permettono di capire molti aspetti della contemporaneità africana, no? Quindi vedere ad esempio, non so, le scelte economiche, le scelte nelle politiche urbane, le scelte scolastiche operate nel contesto coloniale, in realtà tuttora continuino, anche in un contesto di ormai a 60 anni passati dalle indipendenze, continuino a influenzare, a modellare le società africane, le strategie in parte delle società africane. Non è che vogliamo dire, ripeto, come dire, il luogo comune del colonialismo che continua a dominare, però alcuni aspetti strutturali rimangono e di fatto condizionano la vita delle società africane contemporanee. Quindi l'idea è di fare emergere alcuni di questi aspetti come puntarli sopra la luce. Ricordiamo che il seminario è rivolto a tutti gli appassionati d'Africa che intendono approfondire le proprie conoscenze sulla storia di questo continente. Ricordiamo la data Milano 2 e 3 ottobre, l'Africa tra spartizioni e indipendenze, dalla conferenza di Berlino alla conferenza di Brazzaville, a cura del professor Waldelul Celati Dirar, docente di storia e istituzioni dell'Africa all'Università di Macerata. Trovate tutto il programma dettagliato e le modalità di iscrizioni sul sito della rivista Africa.